Grazie Presidente. Molto velocemente, questa delibera che conoscevamo come approvazione del tariffone, cioè, diciamo così amichevolmente, in realtà già dall'anno scorso ha cambiato modalità di votazione, vale a dire in precedenza si votava direttamente tutto il documento, per cui ho sentito anche obiezioni a questo, evidentemente qualcuno non studia abbastanza. È cambiata la modalità, vale a dire questo perché ha anche un senso. Chi deve fare la programmazione deve articolare ovviamente una parte significativa delle entrate rispetto a quelle che sono le necessità dell'ente e il mondo che si evolve e cambia. Per cui chi meglio di chi poi prepara il bilancio è titolato a supportare questo tipo di attività? Il Consiglio su questo ha un ruolo importante, perché alla fine deve ratificare rispetto al disegno proposto dalla Giunta se gli indirizzi vanno bene o non vanno bene, eventualmente correggerli qualora ritenesse che questi indirizzi possono essere non propri o andare a violare gli interessi legittimi di qualcuno. Io, da parte delle opposizioni, che hanno in particolare l'opposizione del Partito Democratico, che ha presentato 13 istanze di sospensione, ma poi non ha presentato nemmeno un emendamento o un ordine del giorno su questa proposta. Vale a dire, l'attività che esercita il Consiglio e l'Assemblea rispetto all'attività che propone la Giunta consiste proprio di queste fasi. Vale a dire, la Giunta propone, il Consiglio, dove non d'accordo, emenda e dispone. Quindi in questo caso il Movimento 5 Stelle ha presentato degli emendamenti che riteneva giusti alla proposta, e in considerazione del fatto che la stragrande maggioranza delle tariffe non si modificano e vengono proposti degli adeguamenti che sono basati semplicemente da una parte sugli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, vale a dire che è quel parametro che stabilisce quanto pesa la spesa per le famiglie, e dall'altra la rimodulazione per portare in equilibrio i servizi offerti in base a quanto costano e soprattutto alla qualità con cui vengono forniti, io credo che si possa tranquillamente dare mandato alla Giunta per procedere in questa direzione. A proposito delle tasche dei romani, cito brevemente quello che è stato argomento della riunione dell'Assemblea, l'ultima che abbiamo fatto la settimana scorsa. Paghiamo lo 0,9 di addizionale IRPEF per il debito pregresso, è una parte molto più consistente delle tariffe dei servizi a richiesta, a domanda individuale. Grazie.